parlato di Marcotti in una settimana sicuramente calda, come recita la nostra strap, la nostra grafica, la settimana calda tra Covid, coprifuoco e presidenziali americane, che ormai insomma sono alle ultime battute. Allora, una settimana sicuramente calda per tutto questo, ma soprattutto calda perché siamo in attesa anche di sapere che cosa succederà nelle prossime giornate sul fronte interno, quindi per l'Italia naturalmente sul fronte coronavirus. Intanto benvenuti anche da parte mia, buona giornata sulle fonti TV. Saluto lui, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato con il nostro appuntamento settimanale. Grazie Manuela, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Insomma, una settimana calda è il modo più giusto, magari anche più banale, però più giusto per definire queste giornate che arriveranno, dove ovviamente ci sarà anche la nuova elezione, l'elezione del nuovo presidente americano, Giancarlo. Come dire, facciamo un'analisi generale quando la settimana si è appena aperta. Beh, allora certamente le abbiamo attese praticamente da anni queste elezioni, perché determineranno senz'altro l'andamento degli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Ora, dai sondaggi sembra che non ci sia speranze per la rielezione di Trump, però ci hanno già stupito 4 anni fa, perché chi se lo poteva immaginare che Trump sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti? Insomma, anche allora tutti i sondaggi davano la Clinton in netto vantaggio. Oggi più o meno ci troviamo nella stessa situazione, anche se si dice che Trump è in leggero recupero, però sembra proprio che quasi non ci sia lotta. Comunque stiamo a vedere. Senz'altro quello di martedì è un appuntamento cruciale, direi per la storia, proprio perché la politica estera di Trump e la politica estera di Biden potrebbero essere molto, ma molto differenti. Se quella interna invece, magari, ecco, più simile, ma la politica estera potrebbe essere veramente subire un ritorno a, diciamo, alla politica estera che abbiamo Certo, avuto con Barack Obama, insomma, ecco quella. gli scenari Quindi sono assolutamente diversi. Peraltro, al di là di scenari diversi nel caso di vittoria di Donald Trump o nel caso di vittoria di Joe Biden, gli scenari sarebbero diversi rispetto al 2016, rispetto alle precedenti presidenziali, anche nel caso fosse riconfermato, Donald Trump, perché appunto ai tempi era stato un po' un coup de théâtre, insomma, possiamo chiamarlo così, ma fondamentalmente perché nessuno se lo aspettava, no? E gli stessi sondaggi davano la vittoria a Hillary Clinton, ma adesso sarebbe una riconferma di qualcosa che 4 anni fa era arrivato totalmente inaspettato. Quindi diciamo che lo scenario attuale, se venisse riconfermato il presidente americano, paradossalmente sarebbe diverso rispetto a quello che si è profilato 4 anni fa. Sei d'accordo, Giancarlo? sì, certo, oggi conosciamo la politica di Trump. 4 anni fa erano solo degli annunci, America First era uno slogan. Oggi sappiamo che cosa ha voluto dire America First, cioè ha voluto dire, io lo sottolineo, soprattutto dazi nei confronti della Cina. Cioè, quei dazi sono stati il vero marchio della politica estera e economica di Trump. Ha riportato tanto lavoro negli Stati Uniti, la disoccupazione è scesa ai minimi storici, poi è scoppiato il coronavirus. E questo probabilmente sta decidendo l'esito delle prossime elezioni. Cioè, io penso che quello sul quale tutti gli analisti concordano è che se non fosse scoppiato il coronavirus, oggi staremmo a parlare di una banale rielezione di Trump, perché obiettivamente, fino appunto all'inizio della pandemia, i dati economici che aveva portato Trump agli Stati Uniti erano considerati da tutti, insomma, dei dati economici eccellenti: le borse ai massimi, la disoccupazione ai minimi anche i sussidi appunto alla disoccupazione. Quindi, insomma, è cambiato il mondo con questo coronavirus, questa è la verità. È come dire, Giancarlo, che se dovesse perdere Trump sarebbe solo colpa del coronavirus, e lo
insomma, lo dico anche in modo più politico, se vogliamo. Sappiamo bene che quando si governa, soprattutto quando ci sono delle crisi, si diventa immediatamente impopolari, no? Anche se magari fino alle settimane precedenti la crisi si aveva invece una popolarità di un certo tipo. Sarebbe questa la, diciamo, la variabile, che potrebbe costare la rielezione a Trump? A mio parere assolutamente sì, non ho dubbi su questo, cioè Trump ha avuto 3 anni, insomma non dico magnifici, ma insomma 3 anni decisamente positivi, l'ultimo anno chiaramente come in tutto il resto del mondo. Siamo stati sorpresi da questo coronavirus, alcuni hanno reagito in una maniera, altri in un'altra, però di sicuro non, hanno cambiato la storia, insomma. Quindi io sono assolutamente certo che, qualora appunto non ci fosse stato il coronavirus, Trump sarebbe stato facilmente rieletto proprio per i risultati raggiunti, obiettivi, insomma, e poi perché sappiamo che gli Stati Uniti normalmente votano guardando l'economia, guardando Wall Street in pratica, quindi dal quale dipendono anche le loro pensioni, eccetera. Quindi Certo. per gli Stati Uniti il mondo finanziario è molto più importante che in qualsiasi altra parte del mondo. Questo per me è da sottolineare. Certo, ancora una cosa rispetto alle ultime notizie che stanno uscendo ed emergendo, quando manca veramente poco alle presidenziali americane. Poi passiamo a cose più interne, perché poi in queste ore tutti sono attenti a quello che succederà nel Parlamento italiano. Dicevo, Trump starebbe preparando un colpo di stato mediatico, è stato definito così. Io sto buttando l'occhio sulle rassegne stampa varie che insomma, arrivano sia dall'Italia che dall'estero, cioè sarebbe pronto di dichiararsi vincitore se la notte stessa delle elezioni, se sarà in vantaggio in alcuni stati che notoriamente sono in bilico, no? E che fino all'ultimo, come dire, rappresentano un po' l'ago della bilancia, o pro Biden o pro Trump. Quindi sostanzialmente, insomma, Trump è lì pronto. Diciamo che nell'ultima fase della campagna elettorale Trump si è tirato nuovamente fuori le unghie, cosa che sembrava essersi ritratte, diciamo così, nelle settimane in cui invece Biden ha avuto consenso effettivo da parte degli americani. Sì, tu sei stata forse anche gentile a parlare di unghie, altri parlano proprio di artigli. Ah, ecco, vedi, vabbè, io Comunque. sai che tendo sempre a essere un po' più moderata, anche se poi le frecciatine ci sono. Artigli unghie, insomma, esatto, tu li chiami artigli, secondo me. No, l'ho sentito questo termine che viene usato perché insomma non è stato tenero con Biden, insomma, l'ha descritto come un gangster, come una persona della malavita, quindi insomma. Sì, Non sì, sì. Un sono state clown anche, accuse l'aveva chiamato clown nel primissimo molto. dibattito. Sì, all'inizio diciamo che potevano, chiamiamole unghie appunto, perché Sleepy Joe, questi termini così, insomma, con i quali prendere bonariamente in giro il suo avversario. Alla fine invece proprio artigli dicendo che Biden sarebbe di una famiglia, cioè a capostipite di una famiglia, insomma, della malavita americana, quindi insomma accuse molto, molto pesanti. Certamente, ecco, io adesso naturalmente non ho nessuna conoscenza della famiglia di Biden, eccetera, così, però insomma, vedendo la persona alla TV e così guardando, effettivamente sembra che insomma dimostri tutti i suoi anni, ecco. Mettiamola così, cerco anch'io di essere un po' Va gentile, insomma. bene, ma tu non devi essere gentile, non ti far trascinare da me. No, beh, gentile sempre, però insomma le cose tanto, anzi le cose dette con gentilezza credo che siano sempre quelle più efficaci, perché urlare siamo capaci tutti, no? Quando
quando vogliamo urlare, voglio dire, che sfido a trovare una persona che non sappia urlare, mentre invece sfido a trovare, cioè è più difficile trovare una persona che possa dire le cose incisive con gentilezza. Ecco, vabbè, a parte queste pillole di saggezza che non voleva essere, non volevano essere tali, Giancarlo, insomma, quindi è difficile però davvero cercare di dare fare un pronostico effettivo, no? Sulle presidenziali americane. Guarda, io direi questo, Manuela, cioè, come sempre succede nel campo finanziario, si dice che, i mercati, ciò che temono è l'incertezza. Cioè, se ci fosse una vittoria chiara da parte di Biden, una vittoria chiara da parte di Trump, insomma, i mercati dovrebbero comunque appoggiare appunto il nuovo presidente che gli Stati Uniti hanno votato in maggioranza. Invece la questione dell'incertezza renderebbe appunto tutte le cose più complicate. Allora, obiettivamente questa incertezza ce la ricordiamo tutti con Bush figlio, diciamo, Sì. Bush Junior. Con quelle elezioni in Florida che hanno riconteggiato non so quante volte, poi dopo il fratello era governatore della Florida, insomma. Quindi i momenti di incertezza dopo le elezioni li abbiamo già visti e comunque sono stati superati. Quindi io, insomma, ho fatto tutto questo discorso un po' lungo per dire che non penso che sia, cioè certamente un'indicazione precisa da parte dell'elettorato, vabbè, potrebbe essere auspicabile, ma comunque il patto è chi vincerà alla fine che determinerà come andranno i mercati successivamente. Se vince Trump, io sono convinto che i mercati rispondano ancora positivamente. Se vince Bush, scusate, No, Bush. Bush non è in gara. No, Ma beh. sono, no, per fortuna, scusa, faccio una parentesi, la devo fare, no? Prima stavo per prendere in giro Sì. Sì. Biden che aveva in un intervento parlava di Trump e lo chiamava George, confondendolo con Bush, no? E quindi io stavo per prendere in giro, adesso la stavo facendo io la stessa Hai visto, gaffa, hai quindi visto. Tu come Trump, esatto. insomma. No, no, no. Allora, no, se vince Biden Sì. invece, obiettivamente, almeno da quanto si sembra, le tasse dovrebbero aumentare, insomma, ecco, la butta un po' grezza. E soprattutto le tasse di questi grandi colossi che Tech. dominano, insomma, gli Stati Uniti. Quindi questo fatto qua potrebbe, insomma, dare una svolta ai mercati finanziari. Insomma, Certo. la sconfitta di Trump potrebbe risultare per i mercati un fatto negativo. Allora, io approfitto peraltro per informare i nostri telespettatori, anche te Giancarlo, che noi saremo in diretta, eccezionalmente chiaramente per commentare i risultati delle presidenziali mercoledì mattina a partire dalle 7:30, quindi inizieremo prima la nostra mattinata, faremo questo speciale 7:30-9:30. Appunto mercoledì mattina con ospiti che interverranno per capire un po' insomma che cosa avrà scelto l'America, quindi poi ve lo ricorderemo mercoledì mattina, appuntamento qui in diretta alle 7:30 e anche domani intorno alle 17 ci sarà un piccolo speciale proprio dedicato al pre, quindi faremo pre e post insomma dopo, cioè tra la nottata ci saranno le nostre dirette qui sulle fonti TV, tra la nottata, nella nottata ovviamente americana. Allora, poi lo ricorderemo naturalmente. Arriviamo a questioni di casa nostra, Giancarlo, perché possiamo andare insieme, grazie alla mia regia, ad Alessandra e Matteo che mi stanno seguendo, con le ultime notizie che riguardano proprio le decisioni del governo. Intanto è confermato alle 12 Conte parlerà alla Camera. E noi peraltro lo seguiremo, ve lo faremo seguire in diretta. Si andrebbe verso il coprifuoco nazionale alle 21. Originariamente si era parlato di un coprifuoco dalle 18, ma questo non aveva messo troppo d'accordo, insomma, tutte le varie voci, e quindi pare
chiaramente non è ancora confermato perché il DPCM deve essere ancora approvato e quindi spiegato dal Presidente del Consiglio verso il coprifuoco nazionale alle 21. Le norme, le regole decise dal nuovo DPCM sono nazionali, poi eventualmente si metteranno a punto anche delle piccole differenze regionali, però si va verso una decisione appunto globale. Quindi coprifuoco nazionale alle 21 e sostanzialmente questa è la cosa fondamentale. Ecco, il Premier renderà comunicazioni alla Camera alle 12 e al Senato alle 18. Il Parlamento si esprimerà sulla strategia del governo contro la pandemia e quindi, insomma, Conte comincerà ad illustrare quelle che sono tutte le misure che verranno poi messe a punto nel DPCM, che pare dovrebbe arrivare domani, ma insomma, poi non so se Conte darà qualche indicazione diversa oggi. Ecco, quindi, insomma, questa è un po' la decisione. Allora, Giancarlo. Coprifuoco prima di arrivare, per fortuna almeno per il momento sembra scongiurato un totale lockdown, si era parlato anche di questo, ma insomma il Presidente del Consiglio aveva detto vogliamo evitarlo in tutti i modi. Non si sa se verranno poi delineate delle zone rosse, si era parlato anche di lockdown per grandi città come Milano, ma per ora non ci sono notizie particolari. Adesso magari guardo meglio, ma insomma bisogna navigare a vista perché sono necessarie queste misure, ma in altrettanto modo bisogna sempre tenere l'occhio fermo sull'economia futura del nostro paese, perché e non solo del nostro paese, ma chiaramente adesso parliamo dell'Italia. Allora, Manuela, se fosse così, sarei d'accordo, nel senso che Sì. non, io vabbè, ho una visione un po' così, diciamola eretica, no? Io non metterei nessun vincolo perché non ritengo che la situazione sia talmente grave da porre dei vincoli alle libertà personali. Però, visto che si parlava di chiusure ben più gravi, insomma, ben più pesanti, ok, se c'è solo il coprifuoco alle 21 mi può star bene, ripeto, come situazione così, come piano B, ecco, usiamo questo Sì. termine, nel senso che il mio piano A sarebbe per non chiudere niente. Visto che obiettivamente, secondo me, la questione, io ho questa idea, poi naturalmente la verità in tasca non ce l'ha nessuno, però io sono convinto che il coronavirus ha preso alla sprovvista il mondo scientifico e medico in particolare. Quindi è stato curato male nei primi mesi proprio perché era sconosciuto. Successivamente è stato capito, si sa che cosa comporta. A questo punto non voglio banalizzarlo, ma è enormemente meno pericoloso rispetto all'inizio e quindi a questo punto io ero dell'idea che la cosa migliore sarebbe convivere con questo coronavirus, anche se so che ci saranno dei decessi, però non possiamo bloccare tutto per dei numeri sostanzialmente bassi. Fare questi discorsi lo so che è impopolare, no? Perché anche un solo decesso, se colpisce per le persone insomma, che sono colpiti, è un dramma. Però noi dobbiamo ragionare a livello generale. Cioè, faccio un esempio così estremo per far capire. Se di coronavirus morisse solo una persona al mese, Sì. Nessuno sarebbe per fare alcun lockdown, eccetera. Quindi dico, torniamo a fare la vita, tanto una persona al mese, però certo che quella persona che muore e i suoi familiari rimane un dramma. Quindi voglio dire, occorre trovare cioè capire che adesso sappiamo che la maggior parte delle persone, anzi la quasi totalità delle persone, vengono curate bene e insomma guariscono da questa malattia. Io sarei per utilizzare una metodologia tipo quella svedese, cioè cercare di curare il più possibile quella fascia di popolazione più a rischio e per il resto cercare di vivere il più normale possibile, perché veramente non. Sì,
C'è da dire, no, e poi c'è da dire che c'è una confusione incredibile, Giancarlo, nel senso che anche lì c'è chi ci dice che in realtà le strutture sanitarie sono al collasso, chi ci dice che non è vero. Peraltro, una notizia che arriva proprio direttamente dalla Lombardia è che sono entrati i primi malati anche nell'ospedale che era stato creato dalla Lombardia, appunto, appositamente, che poi nella prima ondata non era stato utilizzato. Fortunatamente, invece, adesso sta servendo. Diciamo che le notizie che stanno arrivando, appunto, poi ne parlerà Conte, sono queste. Noi vogliamo cercare di chiudere meno attività produttive possibili. Infatti gli spostamenti continueranno a esserci per lavoro, per come dire, questioni di salute o altre questioni. Ovviamente si consiglia di stare a casa, quindi si deve incentivare anche tutto il lavoro agile, da remoto, smart working, però insomma. Pare che la maggior parte delle attività produttive non verrà toccata. Vedremo, perché poi in realtà anche su questo cioè, ruoterà tutto quello che arriverà poi successivamente, non lo sappiamo ancora. È chiaro che però, Giancarlo, la situazione è, come hai detto tu, è preoccupante perché c'è totale incertezza ancora oggi. Cioè, siamo a novembre 2020, ormai è tutto l'anno che cerchiamo di capire qualcosa di questo coronavirus, ma forse ancora le idee chiare non ci sono. Beh, però Manuela, bisogna anche dire veramente che la gran parte delle persone asintomatiche, quindi non ha nessun disturbo, la maggior parte delle persone viene curata bene adesso, quindi nel giro di qualche giorno poi lascia la struttura ospedaliera. Devo dire una cosa, anche Sì. perché la conosco, diciamo, a livello personale. Probabilmente più che i ricoveri per gli ospedali, perché sentivo stamattina il commissario Arcuri, quindi insomma, notizia ufficiale, dicendo che sono 2.000 in Italia le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva e i reparti di terapia intensiva in Italia possono ospitare circa 9, po poco più di 9.000 persone. Quindi insomma. Per il momento questa saturazione delle terapie intensive non c'è. Questa è una notizia ufficiale data dal commissario Arcuri, quindi non può essere messa in discussione. Quindi non c'è. Sì. Invece c'è una cosa che appunto volevo sottolineare dal punto di vista del medico, diciamo, che mancano dottori, ma non solo perché cronicamente, insomma, sappiamo che negli ultimi anni non sono state fatte assunzioni, eccetera, così, ma mancano anche perché molti sono a casa, non solo perché magari direttamente hanno avuto il coronavirus, ma perché magari un familiare ha avuto un coronavirus. E in più, spesso adesso non voglio dire la solita cosa che il dottore che sposa l'infermiera, però insomma. È normale che se si frequenta lo stesso, possono nascere più relazioni, insomma. Quindi, se è a casa l'infermiera o la dottoressa, appunto, per coronavirus, è chiaro che deve stare in quarantena anche il marito o la moglie, che a sua volta magari lavora nello stesso settore. Quindi, è probabile che manchino anche medici, anche per motivi contingenti, oppure che appunto marito e moglie lavorano, il figlio deve stare a casa perché nella sua scuola c'è stato un caso e quindi deve restare a casa il bambino e se non si ha un'altra maniera per. Quindi insomma ci sono delle situazioni che fa sì che probabilmente il numero di medici non sia sufficiente, però il numero di malati e la gravità della malattia è senz'altro nemmeno paragonabile a quella che avevamo a marzo-aprile scorso, questo di sicuro. Ecco, ma tutte le previsioni economiche che si stanno facendo, ieri per esempio il ministro dell'Economia Gualtieri ha riparlato, no, delle previsioni future, peraltro oggi ci sono anche dei dati confortanti sulla manifattura italiana e non solo, ma insomma sono da prendere sempre un po' con le pinze, Giancarlo, perché chiaramente mi chiedo anche tutte le previsioni che stiamo facendo, così diamo anche la tua opinione più economica. Lasciano il tempo che trovano perché non sappiamo veramente se, quando, come la situazione migliorerà. Basti guardare che insomma in 3 settimane, in 4 settimane sono stati
confermati 4 DPCM, quindi con misure diverse, ma insomma questo perché c'è un'incertezza totale, no? Quindi è anche complicato davvero capire dove andremo a livello economico. Allora, hai ragione, hai perfettamente ragione. Allora, io naturalmente sono rimasto anch'io stupito e favorevolmente stupito, quindi ci mancherebbe. Io avevo delle previsioni più nefaste, ma sono contentissimo di venire smentito, quindi ci mancherebbe altro. Ma avevo anche appunto delle previsioni un po' più negative. Per il fatto che il nostro export comunque è molto indirizzato verso due paesi europei come Germania e Francia, che anche loro non stanno vivendo un buon momento, soprattutto la Francia. Quindi ecco, avevo un po' così delle previsioni più negative della nostra economia, proprio perché temevo che comunque a livello globale la situazione fosse più negativa. Invece, insomma, ho visto i dati della Cina sono buoni e i dati comunque, cioè Sì. ci sono alti e bassi, ma arrivano anche trimestrali positive dagli Stati Uniti. Quindi, insomma, forse la situazione economica è senz'altro brutta, insomma, negativa, ma non catastrofica. Questo, appunto, non andiamo ad affossare nuovamente l'economia. Se è vero che il nostro rimbalzo è stato così superiore alle attese, non smorziamolo, ecco, cerchiamo di vivacizzare questo fuoco, insomma, di non farlo spegnere, ecco. Certo, assolutamente. Infatti, vabbè, sempre per citare Gualtieri, lui ha detto, insomma, stiamo prendendo anche delle misure dolorose che riguardano soprattutto alcuni settori per evitare il lockdown generalizzato. Nello stesso tempo ti chiedo un parere anche su questo. Giancarlo, è stato varato il decreto ristori, quindi con aiuti che dovrebbero arrivare, appunto, ristori, insomma, questa parola che a me personalmente non piace tanto, mi sa di, come dire, una pausa merenda, ma insomma le attività hanno bisogno di tutt'altro, ma insomma poco importa dal nome, l'importante è che poi effettivamente queste misure si rendano effettive per davvero dare aiuto a chi ha dovuto nuovamente chiudere, anche a fronte di spese più alte sostenute proprio per riaprire in seguito al coronavirus, no? Cosa ne pensi del decreto ristori? Guarda, dopo essere stato positivo nel mio intervento precedente, adesso devo tornare. Io non voglio dire essere negativo o pessimista, però a far notare insomma, dei numeri. Allora, Manuela, torniamo un attimo indietro a prima del coronavirus. Cioè, non è esistito il coronavirus, siamo nel settembre-ottobre così del 2019, quindi non esiste il coronavirus. Sì. Se dovevamo fare la legge di bilancio, insomma, con l'Unione Europea avremmo contrattato per 1 miliardo, per 2 miliardi, sarebbe saltato fuori che il nostro debito pubblico probabilmente non era sostenibile se facevamo una finanziaria di 40 miliardi anziché 35, cioè stavamo a litigare, tra virgolette, sul miliardo. Ecco, oggi mi sembra che tra una storia e l'altra siamo arrivati a 175 miliardi. Sì. Perché? Ricordiamo, 25, 25, 55, altri 25 fanno 105, poi dopo c'è il SURE, poi dopo adesso ci sono questi ristori, poi ci sarà la finanziaria, adesso a fine anno, io la chiamo ancora finanziaria perché ho una certa età, vabbè, la legge di bilancio, ma comunque stessa cosa. Sì, esatto. Quindi, se non mi sbaglio, arriviamo a 175 miliardi. Allora, un anno fa litigavamo e pensavamo che il nostro debito pubblico fosse sostenibile o non sostenibile a seconda se sforavamo di 2 o 3 miliardi. Adesso sforiamo di 175 miliardi, dicono: no, no, ma tranquilli, il debito è sostenibile. Mi permetti di farlo notare questa Certo, cosa? No? Cioè, assolutamente. Assolutamente, anche perché si riportano dei dati precisi, insomma, Giancarlo, ci mancherebbe.
Secondo me, non, cioè, ciò che ci, e attenzione, ultima cosa, si parla del recovery fund di 200 miliardi, cioè ai 175 miliardi ne andrebbero aggiunti altri 200 del recovery fund. Quindi a quel punto lì, poi dopo, il nostro debito pubblico siamo sicuri che resti sostenibile? Questo è un grandissimo punto di domanda. È un bel interrogativo. Guarda, io dico solo che fino a prima che venisse poi deciso il decreto ristori, cioè che ha seguito ovviamente le nuove regole a causa di questa seconda ondata di coronavirus, ci sentivamo dire da tutti, ma anche perché poi si fa sempre molta confusione. Io per prima, ci mancherebbe, però insomma, non a caso chiedo anche durante le dirette agli ospiti. Dicevo, ci sentivamo dire che tanto con il recovery fund avremmo risolto la situazione, l'Italia sarebbe ripartita, la dimostrazione è stata contraria a questo perché ovviamente servivano aiuti immediati perché il recovery fund non sono effettivi a prescindere dal fatto che bisogna poi indirizzarli verso dei settori ben precisi e non si possono utilizzare per tutto. E infatti i fatti hanno, scusate la ripetizione, hanno dimostrato che è stato necessario intervenire dall'interno, altro che dall'Europa, no? Per aiutare il paese a sostenersi. Precisamente. Allora, qua voglio fare un'altra Sì, così intanto noi stiamo considerazione. aspettando Conte, tra poco però chiudiamo, vediamo se nel frattempo inizia Certo. l'informativa alla Camera, per ora ancora no, anche se dovrebbe iniziare a minuti. Prego, Giancarlo. No, 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 ma Sì, velocissimo. sì. Allora, se noi dobbiamo, come è ovvio, non lasciare, non abbandonare delle categorie di persone che vengono chiaramente penalizzate da questo coronavirus. E dobbiamo quindi questi ristori. I casi sono due: o andiamo a prendere i soldi dalla parte, sempre dagli italiani, cioè dire tu che non hai avuto nessuna penalizzazione, dacci qualche cosa, sii solidale per andare a ristorare coloro che non hanno avuto, e che ne so, dico una sciocchezza. Facciamo aumentiamo le tasse, oppure insomma. Andiamo a prendere i soldi comunque, ammettiamo, dal risparmio degli italiani, insomma, in una cosa. E allora lì, non dico che di fare in questa maniera, però è chiaro, cioè si vanno a prendere i soldi da una parte che ce li ha e li si dà ad un'altra parte. È una cosa interna, diciamo, e che non va ad inficiare poi i conti pubblici, cioè non aumenta il nostro debito. Oppure, se non facciamo una cosa del genere, cioè se non andiamo a prendere i soldi sempre dagli italiani, l'unica cosa è fare un maggior debito. E Certo. solo che, ripeto, un maggior debito in questo caso sono tanti, tantissimi soldi per i quali abbiamo fatto un maggior debito. E allora dobbiamo chiedercelo, cioè se avevamo timore che il nostro debito non fosse sostenibile quando era un debito molto inferiore a quello attuale, e oggi in base a che cosa tranquillizziamo gli italiani, cioè gli diciamo che il nostro debito pubblico, attenzione, non è un problema perché è un debito pubblico comunque sostenibile. Cioè qua Certo. secondo me la cosa principale, ripeto, sono arrivati buoni dati dall'economia, festeggio, sono il primo a festeggiare, ma quello che dico è non affossiamolo proprio adesso, cioè andiamo avanti così, cioè cerchiamo di recuperare qualche cosa. È solo da lì che possiamo venirne fuori, cioè solo se torniamo a crescere. Io insisto No, no, su certo, quello. anche perché i dati, lo sappiamo bene, si riferiscono anche a un periodo in cui tutto si era riaperto, in cui le attività, seppur tra le mille difficoltà, avevano iniziato a ripartire. Insomma, adesso però, se c'è un'ulteriore chiusura, bisogna pensarci bene proprio per i prossimi dati, no, Giancarlo? Per quello che poi i dati che vediamo, io sono d'accordissimo con te, benissimo che siano positivi, attenzione, perché altrimenti sarebbe ancora più tragica la situazione, però non sono definitivi, così come non sono definitive le previsioni, perciò tutto può essere rimescolato in un secondo, anche meno forse in questa situazione, insomma, quindi ecco, assolutamente sono d'accordo con quello che dici tu. Bene, Giancarlo, ti ho interrotto, no, avevi terminato, vuoi No, dire no, no, ancora no, 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 qualcosa? no. Ok. Cioè, acconsentivo, insomma, davo
Hai fatto una chiusa perfetta, insomma, intendevo solo sottolineare questo aspetto qua. Complimenti. D'accordo, ma ti ringrazio Giancarlo, insomma, mi sembra la chiusa più logica più che altro, indipendentemente da tutto. Allora, Giancarlo, grazie naturalmente a te, noi ti seguiamo con Finanza in Chiaro, immagino che tu riprenderai questi temi anche per la giornata di oggi. Sì, attendo anch'io adesso le parole di Conte per poi appunto fare un video stasera, probabilmente su questo argomento, logicamente. Esatto, io sto continuamente caricando la pagina della Camera per vedere se Conte inizia, ancora non è partito, però dalla regia sono pronti per mandare in onda le sue parole. Quindi Giancarlo, aspettiamo tutti, ti seguiamo, dicevo, su Finanza in Chiaro. Naturalmente ricordo a tutti i nostri telespettatori che sulla nostra pagina di YouTube On Demand potete rivedere tra poco anche questa puntata del Fatto di Marcotti che torna come sempre il lunedì a partire dalle 11:30. Quindi grazie Giancarlo e incrociamo le dita, insomma. Poi noi ci aggiorniamo strada facendo. Grazie a te Manuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.